Ecco, dedico questo video, innanzitutto buongiorno a tutti, al gruppo alpini di Margherita, sezione di Mondovì, mi pare, non vorrei dire cavolate, e sono qua a Margherita in occasione della sagra del COI. E appunto iniziamo con questo video e lasciamo la parola a Renzo, che è il capogruppo qua della sezione alpini. Sarà un video solo dedicato a loro. Ragazzi, sono qua con Renzo, che è il capogruppo della sezione alpini di gruppo alpini di Margherita, sezione di Mondovì. E abbiamo pensato di dedicare questo video a tutti gli alpini d'Italia, perché hanno un murales che è fantastico, e poi ci sarà poi il video di tutta la festa, la festa dal COI. E quindi di ancora due parole. Siamo un gruppo alpini della sezione di Ana di Mondovì, siamo un bel gruppo, mi sento di dire che siamo un bel gruppo, sono orgoglioso di rappresentarlo, perché oltre a essere alpini siamo amici, non siamo solo alpini, ma come dal 2021 possono iscriversi come aggregati o gruppo o amici, donne e chi non ha fatto anche il militare. L'importante è che abbia solo il suo spirito alpino, come abbiamo noi. Vale. Senso, anche di fare qualche festa ci mancherebbe, non ci nascondiamo, eh. Però noi la festa la vediamo anche come aggregazione, come amicizia, come fare uniti. Bevi due butte in compagnia, due canzoni. Due canzoni in allegria, vale. E sempre in allegria. Bon, adesso intanto andiamo avanti che Renzo ci spiega tutto del murales e così. Il murales che, come vedete, alle mie spalle sta. Bon. Allora, adesso vi presento Renzo. Ciao Renzo. Ciao Dejo. Allora, spiegami un po' qua. Allora. Io filmo là, intanto sì, ti hanno già visto. Non ci mancherebbe, no? Ah, allora, dai. Io ti voglio raccontare di questo murales, che ha una storia particolare, e nella nostra sede, che è intitolata, come vedete ci sono due cappelli di generale, la nostra sede è intitolata al generale Vigliero, un generale che era di Genova, però è abitato molto lungo a Margherita. Il nostro gruppo, la nostra sede è intitolata a lui, e nel frattempo vi voglio raccontare di questa storia, di questo murales che è nato dopo, era un sogno che volevamo realizzare e ce l'abbiamo fatta, e ci tengo a precisarlo che è stato fatto con un'offerta segreta di una persona che io so, sai, io so il nome, però ho voluto mantenerlo segreto, okay. Perché è stato fatto col cuore ed è stata una cosa molto apprezzata, perché non ho voluto pubblicità e mi ha solo chiesto una promessa di svelare il suo nome quando non ci sarà più. Ah. È una promessa, allora, però, che io purtroppo devo mantenere. Ma cerca di tenere duro te, perché è proprio stata una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché significa che ci sono ancora delle bravissime persone. Sì, perché questa murales qua, allora, ha avuto un costo, questo, non indifferente. Sì, questo murales qua ha un costo, perché è 6x4 di altezza. È proprio bello. Sì, ma dopo è veramente bello. È il nostro vanto. Ecco, e lì, allora, l'altro giorno con Claudio non sapevamo. Sì, no. Ecco, questo è il Monviso. Questo è il Monviso, bravo, detto. Questo è il Monviso. E sai da che parte? Il Monviso è dalla parte di Saluzzo. Però da che parte? L'ho visto dalla nostra parte qua, diciamo, dalla parte margaritese. Ah, ok, ok. Lo vediamo da qui. Sì, perché il Monviso, adesso oggi c'è nebbia, sì, ma oggi il Monviso c'è la nebbia, ma noi è quella direzione. Uscendo dal paese si vede bene. Sì. Quando sono giornate serene si vede benissimo. Abbiamo preso quell'aspetto lì, visione lì. E poi c'è il classico, logico, alpini, però ci tengo a dirlo, questo murale è stato, noi l'abbiamo donato simbolicamente al paese, a tutto il paese. Ma perché? Perché gli alpini, come tutti sanno, come in tutti i posti, la Margherita ci vogliono bene, nel senso che collaborano sempre, sì. Noi diamo una mano quando c'è bisogno, nel nostro piccolo. Però, siete tanti come gruppo? Sì, noi come gruppo siamo, allora, alpini veri e propri siamo 42, sì. E poi ci sono 30 aggregati con le donne, perché adesso dal 2021 che vengono chiamati gli amici degli alpini. Sì. Anche loro fanno parte, hanno tutti i diritti e i doveri di noi alpini,
hanno qualche, ci sono qualche clausola che non potranno mai diventare capigruppo. Sì, 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 sì. Sono a tutti gli effetti e sono gente, veramente gente che si impegna, veramente gente alpina. Anche loro senza aver fatto gli alpini, ma sono alpini. Noi siamo un bel gruppo, Margherita, l'abbiamo, era stato un attimo, per un attimo, qualche anno fermo. Poi si riprendono le cose. Poi gli quando siamo usciti, diciamo noi più giovani, siamo riusciti di nuovo a incominciare questo gruppo che sta andando bene, siamo un gruppo di amici soprattutto, sempre vicino nel nostro piccolo al paese, quando possiamo dare una mano, facciamo molto volontariato con i nostri pochi soldi che a fine anno purtroppo. Come adesso dove ci spostiamo? Noi adesso siamo piazzati. Andiamo alle Caldarroste. Noi facciamo le Caldarroste. Le Caldarroste che gli alpini. I Mundai. Sono, i Mundai, bravo. E che abbiamo gli alpini impegnati. Adesso mi staranno già aspettando perché loro. Beh, io ti lascio andare, voi. Mi faccio il giro con pioggia. Dimmi. Questo, e ci tengo, ha due significati questo disegno, questo murale. Allora, la prima è quello, diciamo, militare, gli alpini che vanno in marcia verso la vetta. Però il nostro ha un altro un significato, la vita quotidiana di tutti noi. Nel senso che la vita noi la vediamo come una fatica, c'è difficoltà nella vita, ci sono difficoltà. Ed è sempre in salita. Ed è sempre, delle volte purtroppo è anche in salita. E con le persone che ci stanno vicino, ci diamo una mano, una persona in difficoltà, ce la puoi fare, arrivare là sopra che diremo, che possiamo dire. Hai risolto il problema, la tranquillità. Sì. Ecco, ha due significati. Quello diciamo puramente alpino ma anche un pochettino valore sociale. Giusto, è vero. Abbiamo un cappello e dopo. Cappello adesso lo faccio ancora vedere bene, ecco la storia di quel cappello lì. Questo cappello qui è originale del 1963. Noi quest'anno abbiamo festeggiato i 60 anni della fondazione del gruppo. E ha una storia, non si trovava più. Per un attimo si era perso questo cappello, sapevamo che c'era questo cappello in giro. Dopo combinazione, un colpo di fortuna l'abbiamo trovato, era stato le intemperie, la neve, la pioggia per alcuni anni. L'abbiamo riportato su, abbiamo fatto portare un masso e messo questo cappello, fatto ristrutturare. E di lì abbiamo formato anche una Aiuola che abbiamo intitolata l'Aiuola Gruppo Alpini Margherita. Ed è così, la nostra storia è questa, siamo orgogliosi di questo piccolo angolo che ci è stato donato. No, no, potete vantarvene. Che il comune di Margherita ci ha dato in comodato d'uso. E per noi è piccolina, ma però noi ci troviamo quando dobbiamo trovarci a dire qualcosa, a organizzare qualcosa, siamo qua, abbiamo un tetto e quattro muri. Va bene. La nostra storia è questa e voilà. E ti ringrazio per. Va bene. La visione che ci hai dato, spero che piaccia. Ma, senz'altro, perché in tanti dal video dell'altro giorno hanno già chiesto proprio. È un'altra cosa che ci tengo anche, ecco, a vantarmi, cioè io parlo io perché gli alpini sono in giro. Però per un po' di tempo siamo stati il primo gruppo in Italia ad avere un certo tipo di murale. Ah. E tutta Italia. E questo è poi, motivo di orgoglio. Poi abbiamo saputo che le voci si sono allargate e ci hanno copiati. Voi siete stati i primi, bravi. Il primo vero murale così è nata Margherita, su idea del gruppo e del signore che ci ha gentilmente omaggiato di questo. Che lo sapremo poi dopo la sua morte. Credo che non lo sappiate per tanto tempo. Esatto. Caldeccio, io ti ringrazio perché i miei alpini mi stanno aspettando alla Caldarroste. Dai, ci vediamo dopo. Fate anche il vin brûlé o vino freddo. Agli alpini. Ok. Penso che non resterai deluso. Dopo va bene, ma dopo arrivo. Di Fieno per pioggia, anche lei la nostra amica. Ne avete là di Fieno? Ma, no, io ne ho portato. Abbiamo di trovarle. Dai. Perché la mula è l'amica degli alpini. È la nostra migliore amica, è molto collegata. Va bene, dai, ci vediamo ciao, là. Adesso ti ringrazio. Scusate.